Ciao ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Siamo sempre qui sulla carriera allenatore col Colonia su FIFA 17. Dunque, nell'ultimo video mi avete chiesto di alzare la difficoltà, a leggenda addirittura. Io non sono molto d'accordo, nel senso che comunque andrò a fare soltanto le partite più importanti e principalmente la Champions League in questa seconda stagione. Quindi, alzare difficoltà e trovarsi contro squadre notevolmente più forti. Non so quanto possa essere fattibile, cioè, ho paura che alzando a leggenda usciamo ai gironi. Però è anche vero che su FIFA 18 vorrei provare a giocare direttamente a leggenda, se non è troppo diverso dal 17. Quindi un tentativo lo facciamo. Andiamo ad impostare, mettiamo leggenda. Però ragazzi, scusate, ma almeno il meteo me lo metto sereno, perché pure la pioggia no. E per quanto riguarda la formazione, direi che ci siamo, anche se forse vediamo. Oh, una cosa, ho già risposto sotto i commenti. Molti mi avete detto che ho fatto una cazzata a prendere Ceballos al posto di Renato Sanchez. In realtà, sì, sono consapevole che Renato Sanchez su FIFA è fortissimo e costa anche poco. Però proprio per questo lo prendono veramente tutti in carriera. Non c'è una carriera su YouTube in cui non c'è Renato Sanchez. Motivo per cui mi scende un po' l'interesse in quel giocatore, ho preferito prendere Ceballos, vediamo com'è. Tanto ripeto, comunque si tratta di fare una stagione così alla leggera, tra neanche un mese esce FIFA 18 e lì poi inizieremo a fare sul serio. Comunque, io direi di giocarcela così col Bayern Monaco. No, proverei il Papu Gomez, tanto dopo abbiamo una partita anche di Champions, quindi serve fare anche un po' di turnover. E proverei anche Kolasinac al posto di Hector dal primo minuto. Sì, per il momento direi forse basta così. Mi porto Tosic e mi porto. Ah, beh, Oblak, cavolo. Non mettiamo Oblak in formazione, sarebbe grave. Mi porto forse anche David Villa, magari lo faccio entrare. Al posto di. Ma no, per il momento lasciamo così, dai. Ok. Andiamo a giocarci questo Bayern Monaco Colonia. Oh, sì, lo so, non c'è la webcam in questo episodio perché ragazzi non ho molto tempo per renderizzare, montare, caricare. Quindi questo episodio va così, poi vediamo se nei prossimi riesco ad aggiungerla. Intanto la partita è cominciata. Va Xabi Alonso, il cross al centro verso Douglas Costa. Oh, mamma mia, prima grande palla gol per il Bayern Monaco dopo 9 minuti. Gomez. Chic. Lancio per Podolski, buono pallone, la mette giù bene Podolski, entra nera Lucas Podolski, la finta, si libera, pallone dietro per Zielinski, Zielinski per Schick, Schick già sul destro, Ullrich, la mette in angolo, arriva al 42esimo, anche la prima palla gol per il Colonia finalmente, sul destro di Patrick Schick, Pau Gomez. Pallone dietro per Pulisic, cioè sul destro Pulisic prova il tiro deviato, Ullrich evita l'angolo. Allora, scosta, finisce qui il primo tempo. Un primo tempo piattissimo in cui non è successo assolutamente nulla. De Ligt ruba palla. Poi Pulisic. Per Schick. Per Tielemans, gran palla per Podolski. Lucas Podolski, a tu per tu col portiere. Podolski, il sinistro, l'incrocio dei pali. Cazzo, facciamo dei cambi. Togliamo Zielinski, mettiamo Ceballos. Mettiamo Tosic al posto di Pulisic. E proviamo a mettere Boateng al posto di Schick. Chiude in attacco il Bayern Monaco. Tielemans mette fuori questo pallone. Immagino non ci sia più tempo, però. E infatti, finisce qui una partita noiosissima, 0-0 tra Bayern Monaco e Colonia. Partita veramente povera di azioni da una parte e dall'altra. Io non vorrei che l'alzata difficoltà porti proprio a questo, nel senso che io non riesco mai ad arrivare in porta. Però difendo abbastanza bene da non permettere agli avversari di arrivarci. Quindi non vorrei che poi il risultato sono queste partite. Guardate le statistiche: tiro in porta 2-1, che poi sono due i nostri se ci mettiamo anche la traversa che non viene conteggiata. Ma guardate anche i tiri verso la porta, non nello specchio: sono 3-3. Partita veramente povera. Adesso vedremo se è solo un caso o se anche le altre saranno così. Comunque, ed eccoci qua. Siamo arrivati intanto all'esordio in Champions Cup, vabbè, quella che sarebbe la Champions League in realtà. L'esordio contro il Basilea, che è la squadra un po' più morbida del girone, diciamo, perché poi le altre due squadre sono Barcellona e Benfica, mi pare. Oddio, non ricordo, credo forse Benfica l'altra, sì. Quindi qui bisogna fare punti assolutamente.
specialmente in, sì, comunque Barcellona Benfica, con il girone, specialmente in questa partita che è, no, non è vero, non è in casa, è in trasferta. Comunque i punti dobbiamo farli necessariamente contro il Basilea e poi giocarcela contro Benfica e Barcellona. Siamo sempre a difficoltà leggenda, vediamo se va un po' meglio nella partita col Bayern Monaco. Sicuramente il Basilea è meno dotato tecnicamente, comunque vedremo. Traoré sposta il pallone, entra in area Traoré, cerca di liberarsi per il cross, attenzione. Traoré la mette in mezzo, Sule è attentissimo. Poi c'è il tiro di Delgado, palla fuori di poco. Primo rischio all'ottavo minuto. Stefan. Se ne va Stefan, è una gran finta. Pallone per Delgado in aria, il tiro, Oblak. Zielinski. Podolski 1-2 con Schick, bellissimo. Podolski è praticamente in porta. Podolski la gioca su Schick, non ci arriva, arriva pure. Porco demonio, questa me la sono mangiata io comunque. Ho voluto fare il gol della merda e non c'era nessuno in mezzo. Vabbè. Sai la pressione del Colonia, Zielinski ruba palla. Zielinski per Schick, ancora per Zielinski, carica al sinistro, Zielinski! Vaclik, come si chiama questo? Vaclik, boh, vabbè. Comunque il portiere in angolo. La bandierina Hector, il cross, Sule sul primo palo, ancora il portiere. Che stacco di Sule, ancora lui. Pulisic, ancora per Sule. Che la gira malissimo però. Poi Hector, lancio lungo. Cercare Schick di testa, mette giù per Tielemans che non la stoppa ma la recupera. Podolski, ancora per Tielemans. Prova ad andare lui, Tielemans il cross. Pallone che si impenna, deve metterla giù Schick, lo fa bene per Bailey. Il tiro di Bailey! Leon Bailey! Prima marcatura in Champions League per questo Colonia. 1-0. Che sudata ragazzi, è tesissima sta partita, cioè gran cross, il cross non è granché, grande sponda di Schick, quello sì che l'appoggia giusta giusta sui piedi di Bailey che carica al destro, potentissimo. Ed è lui il primo marcatore del Colonia in Champions League per la stagione 2017-2018. Intanto si è fatto male Pulisic. Manca fa la posta, meno male che ho portato Tosic. Serie D finisce qui il primo tempo. 1-0, vantaggio del Colonia, decide il gol di Leon Bailey per ora. Tosic, va via bene Tosic, anche con un po' di fortuna. Poi la gioca su Schick, gran palla per Podolski, il sinistro, palla fuori. Facciamo dei cambi. Mettiamo sicuramente Ceballos, mettiamo... Io vorrei fare salire questo giovanissimo Kavanagh, che è un giovane molto promettente. E poi metterei... David Villa al posto di Schick. Ah, ho esaurito le sostituzioni, è vero, perché ho messo Tosic che si era fatto male Pulisic, quindi niente. Stefan, s'accentra, Stefan, tunnel. Oh, chi la prende? Bello, eccolo Kavanagh per Schick, ancora per Kavanagh, attenzione. Vai Kavanagh, tienila. Vabbè, forse abbiamo chiesto un po' troppo. Qui la recupera però Kavanagh. Palla per Podolski, il destro, palla alta. Peccato. Tosic per Tielemans, dentro per Schick, c'è cioè sul sinistro, lo prova. Palla fuori. Poi Ceballos per Podolski. Ancora per Kavanagh. Avanza Kavanagh. Fino in fondo. Cross basso. Schick, poi esce il portiere. Interessante questo Kavanagh comunque. Giovanissimo, molto interessante. Tosic. Pallone per Schick, ancora per Tosic che va via. Dall'altra parte c'è, credo, proprio Kavanagh. Infatti il pallone è per lui, Kavanagh! 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 Un esordio da sogno! Quanti anni c'ha? Quanti anni c'ha questo ragazzino? Fatemelo vedere. È incredibile, proprio lui ha l'esordio col Colonia, anche se c'ha la faccia veramente da vecchio consumato. In realtà ha... Ci fate vedere l'età? Incredibile comunque. Si è inserito benissimo in questa partita, ma... Non pensavo potesse segnare addirittura. Vediamo il cross perfetto, ha detto poi Kavanagh, stoppa il pallone, è freddissimo sotto porta. Io però volevo vedere l'età. No, non ce la dicono l'età. Vabbè, ve la dirò dopo. Finisce qui 2-0, ottimo l'esordio in Champions League, ma soprattutto ottimo l'esordio del giovane Kavanagh, che al suo esordio col Colonia, al suo esordio da professionista, al suo esordio in Champions League, subito con un gol. Oltre che un'ottima prestazione. Intanto è grave l'infortunio di Pulisic perché sarà fuori per 3 mesi, ragazzi, addirittura tantissimo, quindi.
Meno male che c'è Zoran Totic. Kavanagh 18enne. Ci ha quasi preso, mi ricordavo che era molto molto giovane. Intanto è il momento della partita contro il Mainz. Questa la simuliamo. Partita che finisce comodamente 3-0, Hector Tielemans e Bailey. Altra partita contro il Norimberga, simuliamo anche questa. Finisce 1-1, gol di Tielemans, ma non è bastato per battere il Norimberga. E c'è intanto la partita con l'Everkusen, ovviamente simuliamo anche questa. Che finisce 2-2, un altro pareggio, Tielemans continua a segnare sempre, così come anche Bailey. Ma c'è un altro pareggio. E siamo arrivati alla partita con il Benfica, quindi altra partita di Champions League, ultima partita che faremo per oggi. Benfica che è a 0 punti dopo aver perso la prima partita contro il Barcellona per 3-2. Ah, io per questa partita farei esordire Gonzalo Rodriguez al posto di De Ligt e basta, per il resto partirei così, però mi porto ancora Kavanagh e stavolta Ceballos lo faccio partire dall'inizio. Ed eccoci qua, seconda partita in Champions League, esordio casalingo però per il Colonia, visto che la prima l'abbiamo giocata in trasferta. Partiti col piede giusto, 3 punti contro il Basilea. Vediamo di replicare in casa contro il Benfica, anche se sarà più difficile. La recupera Sule. Il tiro! Mamma mia! Che occasione per il Benfica. Non ho visto chi era il tiratore. Attaccato da Hector che gli porta via il pallone e poi se lo fa portare via. Ancora Salvio. Pallone dentro, Sule la mette fuori. Cross. Il colpo di testa di Raul. Vicinissimo al gol, Benfica ancora una volta. Jonas. Raul lo ferma Gonzalo. Che poi subisce un brutto fallo. Hai visto cartellino un po'? Rosso addirittura per Raul. Meno male. Giusto così. Benfica quindi in 10, una mezz'ora. Calcio di punizione per il Benfica. Non siamo al 40... cinquesimo praticamente, il cross. Sono fuori dal solito Sule. 3 minuti, vediamo se facciamo in tempo a ripartire con Tosic, che viene messo giù tutto regolare però, Almeida. Grimaldo. Tanto c'è un Enrix deodorante al centro dell'area, eccolo proprio Enrix. Che spinge questo cross, palla poi passa lo stesso, Sule come al solito la mette fuori, ma finisce qui il primo tempo. Sempre 0-0, io però toglierei Ceballos, metterei Zielinski. Salvio. Attaccato da Hector che gli ruba un gran pallone. Podolski allora, dentro per Schick. Schick ce l'ha sul destro, lo prova Schick. Palla fuori. Rodriguez lo va a fermare in qualche modo. C'è un rimpallo però, palla che finisce a Jonas che tenta la volée, palla fuori. Io farei dei cambi però, gli ultimi due. Metterei decisamente un attaccante al posto di Schick e nello specifico Boateng. Anzi, sì, Boateng. E poi lo so che è un azzardo, ma no, vabbè, no. Lasciamo stare Kavanagh, mettiamo un attimo il Papu Gomez, dai. Questa è una partita seria. Mettiamo al posto di Tosic, però. Zielinski. Pallone proprio per Leon Bailey. Dentro ancora per Zielinski, gran palla. Zielinski, fermato. Pallone poi per Prince Boateng! Palla fuori. Prima fiammata di Kevin Prince Boateng. Sto sinistro al volo. Palla che termina fuori non di molto. Lindelof tenta il tiro, Oblak. Tielemans. C'è spazio per Podolski. Che fa un po' da boa. Serve Bailey. Bailey. Spazio per il tiro. Bailey. Lo carica. Ederson in angolo. Allora Enrix. Mettiamoci in ultra offensiva. Proviamoci. Hector. Gonzalo. Per Podolski. Per Bailey. È buono il pallone per Hector. Hector sul fondo. Il cross basso. Calcio d'angolo. Va Hector dalla bandierina. Il cross verso Podolski di testa. Palla fuori. Ma è ancora calcio d'angolo, attenzione. Mettiamola qui sul primo palo stavolta. Va Hector. C'è solissimo Boateng, che non la schiaccia bene però Ederson. Per Zielinski, per Podolski, da quest'altra parte c'è Bailey che è solissimo. Bailey punta la porta, Bailey carica al sinistro, Bailey il palo. Non è finita, arriva il Papu Gomez, la rimette in mezzo. Per Boateng, per Podolski, calmi.
Tielemans, larga ancora. Boateng, la finta, sposta il pallone, Podolski, palla per Zielinski, carica il destro a giro, Ederson in angolo. Ce lo meritiamo un golletto nel finale, dai. Papu Gomez, fermato, ancora corner. Palla per Boateng, Boateng sul fondo, il cross in mezzo. Non c'è nessuno però, attenzione al contropiede, finisce qui. 0-0 tra Colonia e Benfica, peccato, perché a conti fatti potevamo portare a casa dei 3 punti, vabbè, comunque va benino, dai. A questo punto ci fermiamo qui, siamo arrivati alla vigilia della partita di campionato col Borussia Dortmund, che comunque giocheremo, perché penso che quella col Borussia e quella col Bayern Monaco sono le uniche 2 partite di Bundesliga che giocherò, sia andata che ritorno, le altre le simuliamo tutte. E a meno che non si crea qualche scontro diretto di particolare importanza, poi vedremo insomma. E poi giocheremo ovviamente tutte quelle di Champions League. Quindi per questo video mi fermo qua, ci vediamo col prossimo episodio in cui giocheremo quella col Borussia e presumibilmente credo le 2 col Barcellona, o comunque sicuramente almeno 1 col Barcellona e poi un'altra partita di Champions. Vedremo poi come è incastrato il calendario. Comunque vi ringrazio di aver seguito questo video, lasciate un like come sempre, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Un saluto, ciao ciao.